La piazza antistante l'Istituto Comprensivo Pertini nel popolare quartiere di Sant'Alberto alla periferia di Trapani questa mattina è stata dedicata a Francesca Morvillo, vittima assieme al marito Giovanni Falcone e agli agenti di scorta della strage di Capaci. A scoperchiare la targa ricoperta da un tricolore il baby sindaco Aurora, il baby presidente del Consiglio Comunale Giulia e Christian, alunno della scuola Pertini. Accanto a loro il procuratore di Trapani, Alfredo Morvillo, fratello di Francesca. Di tutti a capire che non basta soltanto la memoria, ma bisogna fare qualcosa. Che cosa è cambiato da allora? Qualcosa, si comincia a muovere qualche cosa, già il fatto stesso di queste iniziative, la partecipazione delle famiglie, devo dire qualcosa comincia a cambiare, il cammino è lungo, speriamo nel contributo di tutti, tutti inclusi e nessuno escluso, anche le cosiddette autorità. E la piazza ieri sera sulle note del silenzio ha voluto ricordare le vittime della strage di Capaci, ma anche gli altri morti ammazzati da Mauro Rostagno, ai gemellini Asta, da Rita Atria a Don Pino Puglisi. Presenti i rappresentanti delle istituzioni, ma soprattutto tanta gente comune, ossia gli abitanti di Sant'Alberto che vedono in quella piazza il simbolo di riscatto di un intero quartiere alle prese con mille vicissitudini quotidiane. È la giornata della memoria, ma non solo, è la giornata anche dell'impegno e la piazza ha risposto. La piazza ha risposto con grande entusiasmo, con grande emozione. La piazza durante tutta la giornata è stata presente e questa è la più grande gioia, è la più grande risposta. È bellissimo che Trapani risponda nella promozione della cultura antimafia. Alle nostre spalle è uno splendido murales che è stato ripristinato. È stato ripristinato e soprattutto è un murales che viene vissuto e sarà protetto. Sarà protetto nelle coscienze dei miei ragazzi che stanno approfondendo la conoscenza di Francesca Morvillo, del suo profilo, del suo grande spessore. E soprattutto è stata una donna, un magistrato, che ha segnato la sua vita sul concetto di amore, che è quello che dovremmo preservare e forse riscoprire. La serata si è conclusa con il monologo dedicato a Francesca Morvillo, scritto dal giornalista Giacomo Pilati. Scuola, comitato di quartiere e comune, il successo della Due Giorni ha più volti e più anime. Una Due Giorni che è perfettamente riuscita. Una Due Giorni molto emozionante per la sensibilità che ha avuto il quartiere. Tutto il quartiere è stato vicino a questa iniziativa e soprattutto i bambini, l'interesse della scuola, l'interesse dell'amministrazione. Come ho detto già ieri, non c'è un tunnel buio, c'è una luce in fondo e noi ci stiamo arrivando piano piano e noi daremo una mano su questo.